Ciao a tutti, questa videorecensione è su uno dei rari casi di fantascienza europea, in questo caso di fantascienza tedesca, di Andreas Eschbach, Miliardi di tappeti di capelli. Questa edizione Solaria, la prima edizione italiana uscita in edicola attorno, nel gennaio 2001 per la precisione, è stato riedito poi nella collana TIFF, sempre da Fanucci, e recentemente mi sembra nella collana del 25esimo anniversario. Della direzione della casa editrice da parte di Sergio Fanucci. Ha fatto delle edizioni cartonate con la sovracoperta e la costina gialla. Andreas Eschbach si dimostra un grande narratore e c'è da fare una premessa su questo libro. Miliardi di tappeti di capelli in realtà è una raccolta di racconti, non è propriamente un romanzo. Però i racconti sono così interconnessi da creare sostanzialmente un affresco pari a quello di un romanzo. Raccontano la stessa storia. Quale storia raccontano? Raccontano la storia di una galassia del lontano futuro in cui gran parte delle persone è occupata nel creare dei tappeti di capelli, fatti con capelli di mogli fi e figlie. Eschbach crea l'affresco di questa galassia la cui economia e la cui società e la cui religione orbitano completamente attorno alla tessitura di questi tappeti per il palazzo dell'imperatore. È una specie di religione che viene inculcata in tutti gli abitanti di questa galassia. È un potere religioso fortissimo, tutto basato sulla tessitura dei tappeti di capelli. E l'imperatore ovviamente ha questa figura praticamente divina. È una società praticamente di stampo medievale, nonostante ci siano delle astronavi che trasportano effettivamente, che vengono effettivamente a prelevare questi tappeti, ma la maggior parte delle persone vivono sul proprio pianeta senza vedere le stelle, senza poter partecipare della vita delle astronavi. Ovviamente dietro questa costruzione si scoprirà man mano che si va avanti che c'è qualcosa che non va. Incominciano ad atterrare su diversi pianeti di questa galassia delle persone che proclamano che l'imperatore è morto. Questo ovviamente destabilizza completamente una società costruita attorno a tessitura di capelli per il palazzo del divino imperatore. Ovviamente molti reagiranno con aspra ferocia a questa notizia. Altri perderanno completamente la ragion di vita, ma c'è dietro molto di più che non voglio anticipare perché la sorpresa finale di questo libro è una di quelle che mi ha stupito di più nella lettura di fantascienza. Eschbach, praticamente, dietro l'apparenza di questi racconti quasi di stampo science fantasy, perché ribadisco, l'ambientazione è planetaria e quindi è quasi medievaleggiante. E si dimostra un grandissimo narratore di fantascienza sociologica, perché in realtà è il tutto basato su e ruota attorno all'idea di religione come strumento di potere. E l'esercizio di questo potentissimo potere di stampo religioso è concretizzato in pieno nel finale, che è, come dicevo, assolutamente a sorpresa, ma si può dire, senza dover accennare per forza il finale a sorpresa, che è una perfetta dimostrazione come spesso la religione viene utilizzata come strumento di potere, senza magari un effettivo contenuto di verità dietro. L'altra riflessione è attraverso la figura di questo imperatore che è stato effettivamente ucciso, o meglio per dire della persona che l'ha ucciso. In realtà si scoprirà con un'altra sorpresa che questa uccisione era stata comandata dall'imperatore stesso. Accenno a questo fatto perché in realtà si scopre ben presto nel sviluppo dei racconti. Questo dà una dimostrazione anche di come il libro tratti in realtà di libero arbitrio, che nell'universo di Miliardi di tappeti di capelli viene a mancare. Il divino imperatore è quello che ha tirato le fila di tutto quanto, anche che ha orchestrato la sua stessa morte, impedendo così di fatto la realizzazione di vera libertà da parte del popolo del suo impero. Ma dietro a questa figura c'è un'altra riflessione finale, ovvero quella della solitudine del potere. L'imperatore, pur nella sua immortalità, completamente oberato dal suo ruolo e probabilmente anche dai metodi feroci che ha dovuto utilizzare per mantenere il potere, alla fine decide di uscire di scena e decide di uscire di scena in modo violento per mano di una rivoluzione.
che lui stesso ha creato nel tempo. È veramente un libro eccezionale, poco conosciuto purtroppo. È sicuramente, secondo me, a livello di tanti altri narratori di fantascienza sociologica, l'esempio che mi viene più strettamente è la riflessione che sono il vero humus dietro ai libri di Ursula K. Le Guin, che è la mia autrice di fantascienza preferita, ma non la cito a caso perché la riflessione sociologica è profonda parimenti a quella di Andreas Eschbach. Anzi, è il contrario. Andreas Eschbach ha una forte impronta sociologica tipica di autori come Ursula K. Le Guin. Ha imparato molto bene la lezione antropologica della fantascienza, con uno stile malinconico ma impeccabile e che non annoia assolutamente mai. È un libro che consiglio più che all'appassionato di fantascienza tecnologica, anche a chi non è appassionato di fantascienza in senso stretto. Proprio per questa sua componente malinconica e questo suo atteggiamento sociologico nei confronti della narrazione.